Amici telespettatori, siamo negli studi di 8 Channel per una puntata davvero speciale. Abbiamo qui coloro che rappresentano la vittoria più importante del settore giovanile del Benevento Calcio. Penso che abbiate già capito, però prima vi faccio vedere un servizio. Bene, avete capito già tutto, partiamo dalla difesa, è un beneventano doc, abita a pochi metri da qui nel quartiere Trigio, nel cuore di Benevento, però quando si parla di cuore lui ha solo una cosa, il Benevento Calcio. Luca Sparandeo. Ciao, buonasera a tutti. Restiamo in difesa, abbiamo un difensore spagnolo, Arcigno, che punta molto sull'agonismo, Cristian Rutiens. Ciao, buonasera. A centrocampo invece abbiamo un calciatore di qualità che è giunto qui nel 2016 dal Napoli, Giovanni Volpicelli. Ciao, buonasera a tutti. Bene, allora io vorrei partire da Luca. Luca, tu sei un beneventano doc, l'abbiamo detto, hai esordito a Ferrara. Cosa hai provato quando sei entrato in campo? Sì, è stato un grande esordio per me, un'emozione indescrivibile esordire con la maglia del Benevento, con i colori della mia città. E è stato un esordio preparato perché il mister mi ha avvisato che c'è la possibilità di giocare. E si è avverato e sono felicissimo. Quanti anni hai vissuto nel settore giovanile del Benevento? Questa è la settima stagione. Quindi un percorso abbastanza molto lungo. Sì, ho trascorso tutte le trafile e finalmente sono riuscito ad esordire in prima squadra. È sempre stato il mio sogno per me. Cristian, invece per quanto riguarda te, hai esordito pochi giorni fa a Verona, te l'aspettavi? Non me l'aspettavo, però volevo. Come era, penso, avevo fatto già un paio di panchine. Volevo fare questa cosa che era una bella soddisfazione per me. Pure lo sanno tutti quanti che io sono affezionato qui a Benevento. Questi due anni mi è piaciuto molto. Giovanni, tu hai esordito invece contro il Verona qui in casa. È stata una partita trionfale perché il Benevento ha vinto 3-0. Cosa hai vissuto? Ho vissuto un sogno, è stata un'emozione grandissima, è stata come entrare in una realtà che non avevo mai affrontato e la ricorderò per tutta la vita. Ecco, tu sei un centrocampista, ti alleni con il Benevento ogni giorno, cosa significa per te allenarti con calciatori di livello come Sandro, ad esempio? Posso solo imparare e io dico rubo da loro, perché anche un piccolo passo, come mettono il piede vicino al pallone, come poi sono ragazzi umilissimi, danno consigli e mi fanno migliorare giorno dopo giorno. Bene, adesso vi faccio vedere delle foto che poi commentiamo. Partiamo con Luca Sparandeo. Allora Luca, questa foto qui cosa ti fa venire in mente? Tanti ricordi, soprattutto qui era un torneo a Roma con delle grandi squadre come Barcellona, Juve, Roma e tante altre. C'era Enrico Brignola che ora è in prima squadra con me, e c'è Donnarumma, c'è Tazza, c'è Filogamo che ora sono in primavera, e sono dei ricordi stupendi in cui mi porterò sempre nel cuore, mi porterò. Ecco, io ho fatto proprio un articolo su 8 pagine su questa squadra dove appunto ci sono dei ragazzi che comunque hanno esordito, quindi è stata costruita bene. Sì, tanti che sono già esordito come Brignola, che sono altri come sono al vertice della primavera come Donnarumma e Filogamo. Poi c'è Tazza che ora sta alla Paganese in Serie C e sta disputando un buon campionato anche, quindi sì, ha sempre lavorato bene nella società sin dall'inizio. Andiamo avanti con Sparandeo, c'è una seconda foto. Allora, questa foto qui è dopo la vittoria della Serie B, sì. Questo ci fa capire che tu sei un tifoso del Benevento, prima di tutto, e poi un calciatore. Prima tifoso, sì, io sono sempre stato sugli spalti a tifare la mia squadra della città e i festeggiamenti li ho fatti con i tifosi in piazza come tutti gli altri e ne vado fiero perché sono un beneventano doc.
Ok, andiamo avanti. Bene, qui invece è la nazionale. Sì, questa è stata un'esperienza davvero unica in tutti i sensi e mi ha arricchito il mio bagaglio tecnico e personale e tutto in una maniera assurda. C'era anche Brignola, tu sei molto amico con Brignola. Sì, siamo fratelli, come ho detto prima, siamo cresciuti 7 anni fa quando eravamo qui a Benevento e siamo cresciuti insieme finora e siamo riusciti ad arrivare in prima squadra insieme, quindi è un'amicizia che va oltre il campo. Bene, c'è un'ultima foto di Sparandeo e qui un trofeo che avete vinto nell'Under 17, te lo ricordi? Sì, con il mister c'era Gnoffo, gli allievi, giocavamo la finale contro il Napoli in cui giocava anche Volpicelli, che ora è squadra con me. È stata una grande soddisfazione alzare questo trofeo da capitano soprattutto. Bene, sui ricordi indelebili per te in questo settore giovanile. Sì. Passiamo a Rutiens, c'è una foto per Cristian e qui a San Siro. Qui c'è tutta la tua carica dopo una vittoria storica. Mamma mia, questo è stato uno dei giorni più belli della mia vita, pure se non ho giocato io, solo per la squadra, per il bene, per i tifosi che meritavano una soddisfazione così, no, io ero troppo felice lì. C'è una seconda foto per te. Allora, qui è quando sei tornato quest'anno, è stata un'emozione unica. Mamma mia, questo se sono sincero, prima della partita, pensavo di far gol e esplodere tutta la voglia che avevo di tornare, di come sempre dare tutto per il Benevento e abbiamo pure avuto 3 punti lì, perfetto, è stato troppo bene. Spiegamolo cos'è successo, sei tornato proprio a gennaio, questa partita contro chi è e come hai segnato? Contro il Crotone questa partita, sì. Sono entrato nel secondo tempo e è una palla che mi ha messo Donnarumma, bellissima, è entrata dentro. Bene, passiamo a Volpicelli. Allora Giovanni, tu sei un ottimo calciatore, però secondo me hai sbagliato mestiere, perché adesso te lo faccio vedere. Semplice fantasia, quello che sto per dire, non è scritto da copione. Sì, questa è la mia seconda passione, oltre il calcio, di cantare, la musica. Io e Gaetano, Letizia, eravamo fuori al campo dopo l'allenamento e ci siamo esibiti in un repertorio di canzoni neomelodiche. E poi Letizia è molto amico con voi giovani. Sì. Che ragazzo è? Una persona squisita. Cioè, lo trovi dappertutto, anche oltre il calcio, in campo. Non ho parole per descriverlo, un vero amico e mi ha dato veramente una grande mano, ma non solo a me. Te l'aspettavi un'umanità del genere da parte sua? Ti dico, l'aspettavo perché lui comunque viene cresciuti nello stesso quartiere, però non mi aspettavo che poi nasceva un'amicizia oltre il calcio. Bene, abbiamo un altro video per Giovanni. Benevento Juventus 2-0, Volpicelli segna contro i bianconeri. È difficile spiegare in quel momento cosa è successo. È un sogno che si realizza, segnare contro la Juve. Essendo napoletano, puoi capirmi. Non riesco a mettere a fuoco. Cioè, anche oggi, che è passato più di un anno, sono sensazioni che non posso spiegarti. Appena ho visto di entrare la palla in rete, ho pensato subito a mio papà, ho pensato mille cose che non sono riuscito ad esternare poi. L'obiettivo ovviamente è quello di segnare anche la prima squadra della Juve. Speriamo, al più presto possibile. Poi abbiamo anche una foto per te, l'ultima. Allora, qua è quando sei arrivato. Mi chiamarono Palermo e Bovinzo, mi dissero questo è un grande calciatore. Sì, ricordo anch'io questo giorno che mister Bovinzo, che
devo ringraziare specialmente lui se sono qui. E mi ricordo che andai in sede, io sarei arrivato anche se il Benevento non fosse salito in Serie B, ti dico la verità, era il mio sogno, anche fare solo la Beretti qui a Benevento, perché ti fanno fare calcio tranquillamente, ti seguono passo dopo passo, quindi poi è stato tutto un avvenire, Serie A, Serie B. Però ti dico la sincera verità, sarei venuto anche quando era in Lega Pro. Perfetto. Allora Luca, tuo padre ha giocato nel Benevento, quando hai esordito cosa ti ha detto? Beh, sicuramente non aveva parole per descrivere tutta la gioia. Al ritorno della trasferta mi ha aspettato, erano l'una e mezza passate, tutta la famiglia, abbiamo festeggiato nel nostro piccolo e ci siamo abbracciati con tutta la felicità e finalmente ho realizzato un sogno che per lui era inimmaginabile fino a qualche anno fa. Allora, se tutti questi calciatori del settore giovanile sono riusciti a esordire, soprattutto grazie a De Zerbi, che ha avuto il coraggio di schierarvi in campo, cosa ne pensi di questo tecnico? Sì, oltre che un tecnico completo sotto tutti i punti di vista, che fa dalla squadra un gioco e un'identità, ma soprattutto a noi giovani, che riesce a cacciare il meglio di noi stessi e ci mette tranquillità in condizione di fare bene. Ti è dispiaciuto quando ha dato l'addio? Sì, perché è difficile trovare un tecnico così, soprattutto per noi giovani, che ci aiuta e ci capisce. Cristian, invece, per quanto riguarda te, che gruppo hai trovato per quanto riguarda la prima squadra? Cosa ne pensi di questo gruppo? Oh, questo gruppo, io ho trovato gente che veramente, al di là dei calciatori, sono brave persone, che ti aiutano da tutto, pure fuori il campo e dentro il campo ti fanno crescere, ti fanno diventare meglio di quello che sei. E niente, questo gruppo di questo anno è difficile ripeterlo, però speriamo che l'anno prossimo si fa di nuovo un gruppo del genere. Tu vieni dall'estero, quindi hai comunque un'esperienza internazionale. Hai trovato questo settore giovanile? Che impressione ti ha fatto rispetto anche agli altri che hai trovato in passato? Io, diciamo, una squadra come quella che ho stato, Rayo Vallecano, che ha fatto sempre tanti anni la Serie A, la Serie B, io sempre ho detto che è meglio come siamo adesso, perché tutti che lavorano là, il rispetto, l'amore, la passione che c'è nel Benevento, non ci sta da altre parti. Ormai questo a me è tanto, per me questo è il sentimento, l'amore, la passione del calcio, per me è tutto. Perfetto. Mentre Giovanni, tu hai esordito quest'anno come i tuoi compagni, quanto sei cresciuto nel complesso in questa stagione rispetto all'anno scorso? Questa stagione penso ha avuto una crescita esponenziale elevata, perché cioè, il mister è una persona che cura il dettaglio. Se l'anno scorso davamo tutto al caso, quest'anno non è così. Quest'anno si cura il dettaglio, come ti ho detto, e poi ci sono gente d'esperienza come Sandro, come Sagna, come credo tutta la squadra, più esperienza di noi. Sono umili nel fatto che ti danno il consiglio, non pensano solo a loro, pensano alla squadra, e questo non può farti migliorare come è stato quest'anno. Per quanto riguarda il futuro, invece, come ti vedi? Io spero di vedermi sempre a Benevento, perché è qui che voglio restare. E speriamo bene per l'anno prossimo, per me e i miei amici. Luca, allora hai detto che sei stato molti anni qui nel settore giovanile. Cosa ti senti di dire ai dirigenti che ti hanno curato, gestito nel corso di questi anni? Sì, ma sin dai primi anni devo ringraziare tutti. In cui il primo allenatore è stato Romualdo De Tata, poi è stato Landaida, e poi a susseguire Gnoffo. E ora, come lo stesso quest'anno, Romaniello, che è un grande allenatore, a lui devo tanti tanti ringraziamenti. E differenze non ce ne sono, perché sono stati sempre tutti preparati, quindi a loro devo solo un ringraziamento grande.
Mentre per quanto riguarda la tua situazione in vista del futuro, dove ti vedi? Sì, io mi vedo qui tra un paio d'anni e spero capitano della squadra della mia città. È sempre stato il mio sogno e devo crederci e portarlo avanti. Mentre Christian, sei arrivato l'anno scorso, cosa ti lega a questo settore giovanile? Beh, la gente che... Vabbè, l'anno scorso Ignof pure sono stato troppo bene con lui, questo anno Romaniello, tutta pure la gente che lavora, i magazzinieri che ti vogliono bene, puoi fare una chiacchierata con lui, con loro, tutto. A me è un sentimento che si è creato dentro di me e ormai è forte questo sentimento, mi fa avere quello che ho, questo affezionamento, come si dice? Sì. Questo affezionamento con la città, con la società e con tutti quelli che sono di Benevento Calcio. Quindi un amore vero che hai nei confronti di questi colori. Sì, pensa in solo 2 anni, pensa se rimango più anni. Sì. Bellissimo. Per un ragazzo come te che vieni dall'estero, quanto è difficile ambientarsi in un contesto nuovo, come può essere anche quello di Benevento, ma anche in generale? Io pensavo che fosse più difficile l'anno scorso, però no. E questo è grazie ai miei compagni. Mi hanno aiutato sempre, mi hanno fatto imparare un po' la lingua, tutto. No, davvero, i primi mesi è vero che è un po' più difficile, però poi... Poi mi sento a casa mia, poi grazie a loro ho imparato tutto, so con la cultura di Sud Italia, mi piace, non è difficile per me. Perfetto. Giovanni, c'è un ricordo che ti lega a questo settore giovanile? Ma ti dico che il ricordo è quella partita contro la Juve, l'andata 2-0, perché noi venivamo da varie... non avevamo mai vinto, forse un punto avevamo... A Carpi avevamo guadagnato un punto e quella partita tutti ci davano per spacciati, ma con l'orgoglio sannita del popolo sannita che abbiamo vinto quella partita e abbiamo stupito tutti. Tu hai avuto Ignoffo e Romaniello, differenze tra i due? Ma ti dico, mi sono trovato bene con entrambi e sono due mister che possono fare una grande carriera e io ho assimilato molto dai loro consigli, poi essendo giocatori di esperienza, perché hanno giocato anche loro a calcio, possono darti solo consigli e ti possono far migliorare. Luca, da capitano di questo settore giovanile, domenica c'è una partita importante per l'Under 17, vuoi fare un augurio a questa squadra? E allora faccio un grosso in bocca al lupo perché sarà una gara difficile e... gli auguro di arrivare fino in fondo ai playoff, perché loro sono un gruppo unito e soprattutto una squadra ben preparata. Tu già hai giocato questo tipo di partita, vuoi dare un consiglio ai tuoi compagni? Sì, il consiglio che gli posso dare è giocare tutte le partite come se fosse l'ultima e di mettere grinta in ogni metro e centimetro e i risultati arriveranno. Cristian, un consiglio per i ragazzi? Io conosco a tutti quanti che giocano lì, so la forza che hanno, possono vincere a tutti quanti dei allievi nazionali e io sarò lì a appoggiarli e dico mettete tutta la forza che avete e vincete facile. Giovanni? Ma io già so che mister Bovienzo li caricherà a dovere, quindi non c'è bisogno di caricarli oltre. Già so la forza del mister, dello staff e dei ragazzi. In bocca al lupo. Bene. Termina questa puntata di Stadio Giovani, noi ci vediamo mercoledì prossimo per commentare appunto la partita dell'Under 17. Non ci resta che quindi rimandare alla prossima settimana, non mancate!